Cavese avesse avuto attaccanti più prolifici poteva finire in goleada, ed invece la squadra campana deve accontentarsi di uno striminzito 1-0 che non rende giustizia al suo predominio. Troppo evanescente, rinunciataria, senza nerbo la Ternana, che pure era annunciata come una sicura protagonista del torneo. Baldassarri avrà molto da correggere. Cavese padrona del campo dal primo all'ultimo minuto, capace di fare gioco su ritmi sempre forsennati, costringendo gli umbri a tamponamenti trafelati con traffico intasato dalle parti divisi. Nel primo tempo locali a testa bassa, con una frenesia spesso deleteria in fase conclusiva. Da ricordare solo un'acrobazia di Turienzo di scarsa efficacia. Nella ripresa Ternana sempre arroccata, in avanti il solo Tozzi Borsoi è troppo isolato per incutere timore, dunque pericoli costanti nell'area ospite, con la pregiudiziale per gli umbri che l'ingresso di Tarantino crea scompiglio e procura idee. Il gol arriva alla mezz'ora, spunto di Tarantino, cross radiocomandato per Variale che piazza nell'angolo. Mancano 15 minuti ed invece della reazione ospite c'è solo la Cavese vicina al raddoppio in più di una circostanza. Per Maurizio e i suoi, vittoria meritata. La Ternana non ha mai impegnato Russo, onestamente una delusione.